Allora, di nuovo buongiorno a tutti, grazie di essere venuti a questo incontro del ciclo La prima lezione di filosofia. Si tratta di un'iniziativa che il Dipartimento di Filosofia organizza da anni con l'intento di far incontrare ai nostri studenti, idealmente a quelli dei primi anni, ma anche a studenti più avanzati, a dottorandi, a segnisti e a colleghi che vedo in sala, figure rilevanti nel panorama della filosofia contemporanea, in linea con la prospettiva pluralista del nostro Dipartimento. Abbiamo invitato figure diverse, abbiamo avuto per esempio colleghi di orientamento, per così dire, analitico, ricordo Achille Varzi o Kevin Mulligan, abbiamo avuto Luciano Floridi che lavora sulla filosofia dell'informazione. Negli ultimi anni abbiamo avuto vari colleghi che si occupano di tematiche in senso lato etico-politiche. Qualche anno fa c'è stato Salvatore Veca, che poi ci ha lasciato e che ricordo con affetto. L'anno scorso abbiamo avuto online una lezione di Cristina Bicchieri della Penn University, e anche quest'anno abbiamo una collega italiana che lavora all'estero, Nadia Urbinati della Columbia University. Non sarò io a presentare il percorso accademico e scientifico davvero rilevante di Nadia Urbinati. Ho chiesto al collega Marco Geuna, che da tempo la conosce e che è anche disciplinarmente più vicino alle tematiche di Nadia Urbinati, di farci una breve presentazione del suo percorso. Io vorrei semplicemente dire che questa lezione ha anche un significato, per così dire, simbolico di apertura delle attività accademiche, dei corsi di laurea in filosofia e delle attività del Dipartimento. Siamo a febbraio, l'apertura, mi direte, è un po' ritardata, ma credo valesse la pena slittare un poco i tempi per avere l'occasione di sentire una figura come Nadia Urbinati che ci parlerà di un tema peraltro di grandissima attualità, perché il suo intervento sarà sulla libertà e i suoi limiti, tema classico della riflessione etica-politica ovviamente, ma anche tema che in questo periodo è stato al centro di dibattiti, di interventi, a volte poi non sempre felicissimi. Quindi siamo molto contenti di sentire qual è il punto di vista di Nadia Urbinati su questi temi, e devo dire sono anche molto contento che, trovando una data alla fin fine abbastanza felice, riusciamo ad avere molte persone che ci seguono in streaming, ma anche la sala napoleonica, questa magnifica sala, sostanzialmente piena. Grazie davvero a Nadia Urbinati per aver accettato il nostro invito, e darei la parola a Marco Geuna. Grazie. Nadia Urbinati insegna, come ha già ricordato il nostro direttore, filosofia politica presso la Columbia University di New York da più di 25 anni. Negli Stati Uniti, a studiosi di particolare prestigio, assegnano a volte una cattedra finanziata da benefattori importanti. Dal 2010 Nadia è Kyriakos Tsakopoulos, professor di Political Theory. Mi fa piacere però ricordare che Nadia si è formata in Italia. Dopo una laurea in filosofia presso l'Università di Bologna, conseguì un diploma in storia della filosofia presso l'Università di Parma. Allora l'ordinamento universitario italiano non prevedeva ancora i dottorati di ricerca. Nadia proseguì i suoi studi ottenendo il dottorato dall'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, un'istituzione creata dai sei paesi fondatori della Comunità Europea nel lontano 1972. Nella commissione della sua tesi dottorato, nel jury, sedevano due studiosi che hanno lasciato una traccia significativa nella cultura italiana del dopoguerra, Eugenio Garin e Norberto Bobbio. Ecco,
se vogliamo identificare una figura che per tante ragioni fu importante per Nadia e per i suoi studi, un mentore ed un modello, si potrebbe dire, dobbiamo identificarla proprio in Norberto Bobbio. Bobbio firmò la prefazione al primo libro di Nadia, la revisione e la messa a punto della sua tesi di dottorato, che venne pubblicata nel 1990 con il titolo Le civili libertà, positivismo e liberalismo nell'Italia unita. Da allora l'impegno di ricerca e di scrittura di Nadia si è dispiegato lungo tre grandi direttrici. Innanzitutto si è occupata di liberalismo, o meglio, della tradizione liberale nelle sue varie famiglie. Liberalismo, infatti, è uno di quei termini, una di quelle parole che possono veicolare concettualizzazioni molto diverse. Norberto Bobbio, nel sentirla pronunciare, avrebbe immediatamente chiesto: quale liberalismo? Nadia si è mossa nei suoi studi dall'elaborazione di John Stuart Mill, filosofo a cui ha dedicato più di un volume. Mill è stato un pensatore che ha cercato con costanza di coniugare autodeterminazione individuale da un lato ed eguaglianza morale, giuridica e politica degli uomini e delle donne dall'altro. Libertà e uguaglianza, dunque. E Nadia Urbinati è sempre stata fedele a quella lezione. Ha indagato e valorizzato pensatori che hanno cercato in vari modi di tenere insieme produttivamente quei due grandi valori. Da Carlo Rosselli tra gli italiani a Hobhouse e Tony tra gli inglesi della prima parte del Novecento. Non è casuale dunque che uno dei suoi libri si intitoli Liberi e uguali. Questo libro, pubblicato nel 2011, reca come sottotitolo Contro l'ideologia individualista, contro dunque un'altra interpretazione del liberalismo, un'interpretazione ristretta ma assai diffusa che insiste soltanto su diritti e libertà del singolo individuo. Un'altra direttrice della ricerca di Nadia è quella che l'ha portata a indagare tanto le teorie della democrazia quanto la pratica dei regimi democratici negli stati occidentali contemporanei. Teorie della democrazia, innanzitutto. Mi è sufficiente ricordare un suo fortunato volume del 2006, tradotto in parecchie lingue. Representative Democracy, Principles and Genealogy. Il titolo è rivelatorio. Nadia ha sempre sostenuto in modo critico una forma di democrazia rappresentativa e a partire dai principi della democrazia rappresentativa, fissati a fine Settecento nei dibattiti che hanno visto i protagonisti, tra gli altri, Sieyès, Condorcet, Penn, a partire dai principi della democrazia rappresentativa ha avversato e combattuto i sostenitori contemporanei di forme populistiche di democrazia. Il populismo, nelle sue varie declinazioni, anche teoriche, come ad esempio quella proposta da John McCormick, non si configura per Nadia come una soluzione ai problemi dei regimi democratici contemporanei. Norberto Bobbio era solito distinguere tra democrazia ideale e democrazia reale e studiare quelle che chiamava le promesse non mantenute della democrazia. Nadia, ponendosi idealmente sulla scia di Bobbio, ha condotto uno studio appassionato delle patologie delle democrazie contemporanee, dalle tendenze impolitiche o depoliticizzanti, da un lato, delle tendenze, dicevo, impolitiche o depoliticizzanti, da un lato, delle tendenze plebiscitarie, dall'altro, che le attanagliano.
ha presentato le sue conclusioni in Democracy Disfigured, Democrazia sfigurata, un volume pubblicato dalla Harvard University Press nel 2014 e presto tradotto in italiano e in altre lingue. Un'ultima direttrice della sua ricerca, forse minore da un punto di vista quantitativo ma sempre significativa, è quella che riguarda i problemi di genere ed in particolare la riflessione sulla condizione delle donne. Mi è sufficiente ricordare che già 20 anni fa Nadia curò per l'editore Einaudi un'antologia di scritti John Stuart Mill ed Harriet Taylor, sua compagna ispiratrice e poi moglie, antologia dal titolo Sull'eguaglianza e l'emancipazione femminile. In quel volume, oltre a importanti saggi della Taylor, fino allora non disponibili in italiano, veniva pubblicata una traduzione di The Subjection of Women, L'asservimento delle donne, l'ultima grande opera data alle stampe dal filosofo inglese. Preferisco però fermarmi qui a proposito dei suoi temi di ricerca, preferisco solo aggiungere che Nadia ha anche lavorato come agente, non agente segreto, ma agente culturale, per così dire, da sponda a sponda. Da un lato ha contribuito a fare conoscere negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone pensatori importanti della cultura italiana. Basti ricordare la sua edizione in lingua inglese di Socialismo liberale di Carlo Rosselli, pubblicata da Princeton University Press nel 1994, o l'edizione inglese dell'opera di Piero Gobetti sulla rivoluzione liberale, stampata dalla Yale University Press nel 2000, con una sua introduzione dedicata al liberalismo come teoria del conflitto. Dall'altra, Nadia ha contribuito a far conoscere in Italia autori americani di rilievo. Penso innanzitutto a Ralph Waldo Emerson, di cui ha curato la traduzione italiana di alcuni rilevanti saggi sotto il titolo Società e solitudine, ma anche alla sua immediata edizione di saggi controcorrente di importanti filosofi contemporanei, da John Rawls a Michael Walzer. Nadia ha insegnato, oltre che negli Stati Uniti, in varie università europee e in Italia, presso la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale di Pisa. La ringrazio del fatto che oggi abbia accettato di intervenire anche qui da noi in statale e le sono grato che abbia scelto di parlare di libertà, un valore, la libertà, sulle cui interpretazioni continuiamo a dividerci, un tema inesauribile su cui non possiamo mai smettere di tornare. Grazie Nadia, a te la parola. Di questa presentazione che mi si dice mi onora, ma è vero, insomma, non senza retorica. Poi ho scoperto anche delle cose su di me che non avevo, quale non avevo mai pensato. Quindi ti ringrazio doppiamente e ringrazio per questo invito così importante. Io avevo ho pensato come introdurre il tema libertà e limite alla libertà, o se si vuole libertà e individualismo nel tempo della pandemia. Non è che si possa fare finta di nulla, e quindi parlo direttamente del nostro tempo, in relazione al quale mi piacerebbe discutere con voi delle interpretazioni della libertà e dell'obbedienza, e cioè dell'obbligo. Perché se la pandemia da Covid ci ha lasciato qualcosa, non dico di buono, ma di utile, ciò è senz'altro una rinnovata riflessione sulla libertà e i suoi limiti. Ha catapultato le nostre democrazie occidentali in una realtà inedita sotto molti punti di vista, non solo medico-sanitari, ma anche giuridico-amministrativi ed etici. Le ha indotte e ci ha indotto a ripensare al nostro e al loro, come democrazia, principio originario, che è la libertà e l'uguaglianza come condizione per la libertà, ma la libertà è il fondamento delle democrazie.
Quindi ripensare alla libertà in un modo così intenso e anche polemico come non accadeva dagli anni 40 e 50, quando sul tema della libertà si accese una delle più ricche e importanti discussioni filosofiche e politiche del XX secolo. Allora, negli anni 40 e 50, il potere totale, il dispotismo totale dei governi totalitari, era l'obiettivo polemico rispetto al quale quella discussione classica sulla libertà prese corpo. Ora, benché non sia attribuibile alla malevolenza o alla malevole volontà di un tiranno, anche la pandemia si è imposta con alcune caratteristiche di potere totale che hanno condizionato ogni attimo della nostra esistenza ed ogni decisione privata e pubblica. Alla fine dei totalitarismi la libertà si affermava in opposizione alla dominazione e all'arbitrio dei governi dispotici. Oggi, nelle reazioni critiche alle varie strategie di contenimento del contagio adottate dai governi occidentali o cosiddetti democratico-costituzionali, troviamo i segni di un rapporto difficile e controverso con la libertà che ci riporta a quelle discussioni degli anni 40 e 50, benché in un contesto storico molto diverso, storico ed etico-politico, molto diverso, fatto oggi di una robusta cultura e pratica dei diritti e della reazione ad una condizione, quella generata dalla pandemia, che non è attribuibile ad una determinata volontà malevola, sia essa individuale o collettiva. Quindi se nel caso del totalitarismo che venne messo alla sbarra a Norimberga era giustificato pensare in termini di colpevole responsabilità di qualcuno, nel caso della pandemia non lo è. Rispetto alla pandemia siamo tutti innocenti. E quindi parlare di totalitarismo o di dittatura sanitaria è improprio, anche tecnicamente parlando. Eppure questo argomento è stato ampiamente usato e secondo me questa è una buona ragione per tornare a riflettere sulla libertà e i suoi limiti. Quindi andiamo agli anni 40 e 50 per cominciare e menziono tre opere importanti, se poi volete ne discutiamo, perché questo non è il mio, non mi focalizzo su queste, le cito come punti di riferimento. Sono tra il 44 e il 58, escono tre cruciali volumi, La strada verso la servitù, The Road to Serfdom, di Friedrich von Hayek, 44, La libertà dei moderni comparata a quella dei posteri di Norberto Bobbio del 54 e I due concetti di libertà di Isaiah Berlin del 58. Questi furono tra i maggiori contributi, con analisi critiche, anche divergenti, sulla libertà individuale, la sua estensione rispetto al potere politico, la sua relazione con l'uguaglianza delle opportunità e con la giustizia sociale. E questi temi hanno accompagnato l'edificazione delle nostre democrazie nel dopoguerra. Tanto per fare un esempio, la nostra Costituzione del 46-48 anticipa quel dibattito. Basta analizzare gli articoli 1, 2, 3, anticipa quel dibattito e mostra la complessità della libertà individuale quando collegata direttamente all'uguaglianza e quando impegna il legislatore appunto a rimuovere gli ostacoli e quindi a intervenire sulle libertà, su alcune libertà in particolari, quegli ostacoli che non permettono l'uguale godimento della libertà a tutti i cittadini per ragioni che rinviano a qualcosa che sta fuori dalla scelta politica, cioè a pregiudizi, a identità religiose, linguistiche o di genere, a disuguaglianze economiche. Questa era la cornice della libertà liberale coniugata con un'idea di giustizia di distribuzione, quindi giustizia sociale come equità, che correggeva la libertà minima del liberalismo classico e creava, elaborava un'idea di libertà democratica. Perché i liberali classici, pensiamo a Hayek e a Berlin che ho menzionato, definivano libertà, la definiscono tuttora, come non interferenza.
non interferenza da parte della legge o del potere statale nelle scelte e nelle decisioni individuali, la libertà come libertà di scelta rispetto alla quale nessuno dovrebbe intervenire, soprattutto nessuno con un potere superiore di gran lunga al nostro, come è il potere degli stati. Quindi in questa teoria gli altri, cioè le persone che vivono accanto a noi, sono l'orizzonte rispetto al quale si definisce la libertà. Nella nostra Costituzione, come nelle Costituzioni democratiche, la libertà è situata in questo contesto e quindi si accompagna necessariamente a una limitazione. Non è mai libertà e basta. Ciò non soltanto perché noi non possiamo volere tutto quello che desideriamo, noi non possiamo volere tutto quello che desideriamo perché abbiamo una limitazione fisica, non possiamo desiderare, desidereremo volare, ma non possiamo se non usiamo strumenti esterni al nostro corpo. Poi, non solo, ma non siamo anche costretti a decidere perché non abbiamo, diciamo, strumenti intelligenti, naturaliter, che ci fanno operare senza decidere, come gli istinti, per esempio. Siamo costretti a decidere. E infine, la nostra possibilità di fare scelte richiede un governo limitato, cioè la possibilità di poterle fare e quindi governanti che rispettino quelle norme. Ma anche perché è limitata, anche perché ogni volta che noi scegliamo, rinunciamo a qualche cosa per qualche cosa. Scegliere e decidere, o. E quindi facendo questo, scegliendo e quindi estrinsecando la nostra libertà di scelta, noi incrociamo altre persone che come noi scelgono e magari scelgono le stesse cose, per cui entriamo in conflitto esattamente sulle stesse scelte, sulle stesse oggetti di scelta. Per cui ogni azione per essere libera concretamente presume non solo la limitazione, ma un coordinamento, diciamo così una regia. E la legge nei governi costituzionali è questa regia. E in quelli autoritari è un'altra cosa, è la volontà del governo, la volontà discrezionale di chi governa. La legge come regia. Quindi la democrazia costituzionale si è rivelata capace di tener conto di questa complessità di limiti normativi e fattuali, delineando un ordine istituzionale incentrato sulla divisione dei poteri e diritti fondamentali. Diritti che sono tenuti al riparo da decisioni di chi governa, anche se chi governa gode del consenso elettorale dei cittadini. Ecco perché democrazia costituzionale e non democrazia semplicemente. Allora, la stabilizzazione di questa forma di governo, che chiamiamo democrazia costituzionale, ci ha abituati a identificare la libertà coi diritti, cioè con la loro rivendicazione quando ancora non sono contemplati, con la loro protezione quando, oppure se sono violati, con la loro estensione ad ambiti e circostanze nuove e non originariamente immaginate. Ci sono stagioni e generazioni di diritti. Diciamo quindi che, come prima definizione, che la libertà aspira ad avere una limitazione giuridica che coincida il più possibile con quella che noi daremmo a noi stessi. Questa è l'idea di autonomia di libertà. Cioè, vorremmo che la limitazione da parte dello Stato o della legge coincida il più possibile con quella che noi daremmo a noi stessi. Coincidere il più possibile vuol dire che è in prospettiva, ma non è mai una reale coincidenza. E quindi c'è sempre una tensione. Fatalmente la libertà istiga necessariamente diffidenza nei confronti appunto del potere, anche quando sostenuto dal consenso e anche quando, diciamo, incardinato nella Costituzione. Diffidenza e poi contropotere e tendenza a controllare sempre il potere costituito, anche se appunto un potere costituito gestito nel nome di questa Costituzione. Quindi questa coincidenza tra il limite che viene dalla legge e quello che daremo a noi stessi è un ideale regolatore più che una condizione empirica.
E questo spiega quindi la perenne condizione di conflittualità che esiste nelle società fondate sul diritto e sulla libertà. L'età dei diritti è a tutti gli effetti l'età della centralità dell'individuo e quindi del conflitto. Essa ha avuto la sua più dirompente affermazione, pensiamo, a partire dagli anni 60 e 70, l'età dei diritti è l'età del dopoguerra. Ha una storia precedente, ma io mi riferisco a questa. Anni 60, da un lato, ricordiamoci, affermazione della libertà contro l'autoritarismo e le tecniche di sorveglianza affinate dai poteri istituzionali. Pensiamo alla tradizione francese, a Foucault, no? E anche rispetto alla sorveglianza e all'accondizionamento del potere economico e oggi anche tecnologico. Quindi libertà come reazione a forme di addomesticamento della volontà per rendere le persone docili. Questo è stato un aspetto importantissimo della formazione dell'età dei diritti e dell'idea di libertà della quale noi siamo cresciuti. La seconda traiettoria, molto importante soprattutto negli anni 70 in Italia e non solo, è la critica al formalismo dei diritti, cioè una critica a quella concezione indifferente rispetto alle condizioni reali di vita e economico-culturali, nella quale la libertà invece è o non è goduta pienamente. Quindi abbiamo avuto come storia dell'età dei diritti agende di tipo liberale classico-libertario e agende di tipo social-democratico, democratico-sociali dall'altro. E queste hanno segnato il nostro tempo. Nel nostro paese, ma non solo, dobbiamo soltanto ricordare il teatro delle battaglie fatte per conquistare importanti diritti su tutti e due i fronti. Quindi pensiamo all'espansione dei diritti di libertà nel campo delle relazioni private intime, dalla riproduzione, al diritto della riproduzione e quindi dell'interruzione del vincolo da un lato matrimoniale, ma anche interruzione di gravidanza. Pensiamo alle normative che hanno sovvertito secolari condizioni di subordinazione atavica e di pregiudizi. In Italia il diritto d'onore viene abolito nel 1981. Cioè una cosa è dietro l'angolo, vicinissimo a noi. L'adulterio come reato, l'adulterio femminile come reato, viene abolito nel 68. La riforma del diritto di famiglia che riconosce qualche forma importante di uguaglianza nella educazione dei figli è del 75. Quindi quando parliamo dell'età dei diritti o dell'età di libertà, noi dobbiamo sempre pensare a questa condizione ideale da un lato ed empirica dall'altro, che qualche volta, molto spesso si scontrano ed è molto complicato, diciamo così, tenerli insieme. Ed è un perenne, continuo storia. Quindi si è trattato di battaglie condotte nel nome di un'idea di libertà che si era affermata nel corso dei secoli, quindi non è nata con la lotta contro il totalitarismo, certamente, è nata ben prima, lotte contro regimi tirannici, contro forme autoritarie, dispotiche o assolute, ma anche nel nome, a partire soprattutto dall'avvento delle società di mercato, nel nome di una libertà dal bisogno. Scriveva Bobbio che la storia delle libertà è una storia di lotte volte a conquistare diritti, a partire da quelli che chiamiamo fondamentali, basta partire da John Locke senza andare ancora più indietro, quelli che Locke definisce come naturali, libertà, il diritto alla proprietà che è il fondamentale perché è diritto alla vita e diritto alla libertà per lui, poi quelli che proteggono altri beni non meno importanti come le condizioni dignitose del lavoro, pensiamo alle lotte degli anni dell'Ottocento e poi del Novecento, e di vita e di protezione dell'ambiente, oggi. Quindi i diritti sorgono, seguono un andamento che è per accrescimento e moltiplicazione. Con la sconfitta dei regimi fascisti, i popoli e le persone si sono liberati quindi da questa cappa totalizzante o totalitaria che li ha dominati con una miscela perversa di repressione poliziesca e di assuefazione. Repressione e assuefazione. Hanno incardinato la libertà sui diritti, i quali sono i migliori dissolutori di quella miscela di
repressione poliziesca e di assuefazione. I diritti quindi sono promotori di contestazione e di diffidenza nei confronti del potere. Pensare ad una società fondata sui diritti come una società, diciamo, blanda, tranquilla, accondiscendente, è veramente un controsenso. La politica e la pratica dei diritti ha un carattere opposizionale, di contestazione e di differenziazione delle persone, anche rispetto alla propria storia. Ha anche il potere di distanziare le persone tra loro e di distanziare le singole persone dai valori comunitari, dalle società dalle quali provengono. Abitua, insomma, le persone a concepire la loro libertà in un rapporto di tensione, quando non di contrasto, con gli altri. A idealizzare la libertà come un bene esclusivamente individuale, idealmente in assenza degli altri e della società. Questo noi dobbiamo considerare quando parliamo di età e dei diritti. C'è anche questo aspetto solipsistico, di solitudine individuale rispetto alla collettività, addirittura di differenziazione dalla collettività di provenienza. Ecco, io penso che la pandemia abbia portato alla superficie questa concezione individualistica della libertà in maniera preponderante, fortissima, e ne abbia messo in luce i problemi e i limiti. Ci ha fatto vedere quel che in condizioni di ordinaria vita civile noi non vediamo, ovvero che la libertà non è mai una dichiarazione di assolutezza. Anche quando è proclamata nel nome di diritti assoluti e fondamentali, che infine i diritti hanno un necessario contraltare in obblighi legali e in doveri morali da parte degli altri. Quindi rispondono, riposano per la loro efficacia sulla nostra individuale responsabilità. Per cui averli proclamati nei codici non basta a renderli forti ed efficaci. Ecco, io penso che la pandemia ci ha fatto comprendere praticamente quel che generalmente studiamo nei testi di filosofia morale e politica, e che l'uso e la pratica dei diritti ci fa dimenticare, ci ha fatto dimenticare per tanti decenni, ovvero che chi sta fuori da ogni relazione umana non è né libero né non libero, non è giudicabile moralmente e non ha quindi bisogno di diritti. Noi abbiamo bisogno di diritti e abbiamo bisogno di libertà proprio perché viviamo insieme agli altri, proprio perché non siamo fuori dalle relazioni. In effetti, questa forma di essere umano che non è né libero né non libero perché fuori dalle relazioni, non fa parte nemmeno della dimensione o della concezione di vita morale che noi abbiamo, perlomeno nell'Occidente. Ce l'hanno insegnato tanti grandi maestri del passato, di religione, diciamo, cristiano o non, da San Paolo a Sant'Agostino, a Thomas Hobbes, per fare alcuni riferimenti. Cioè, nel paradiso terrestre non esiste problema di libertà, ma come non esiste nemmeno nello stato di natura di Hobbes, perché c'è un rapporto, semmai, di ostacolo agli altri, e la libertà è potere, ma non è libertà insieme agli altri, è either or, contro gli altri per necessità. Quindi non si dà, non esiste senza un rapporto con gli altri che sia fondato su morale e quindi su una concezione morale giuridica, un rapporto di libertà. Quindi la libertà vuole gli altri per essere e avere un senso, e vuole la responsabilità della scelta individuale. Per questo nelle società democratiche si esprime nelle forme che il diritto stabilisce e la legge detta. Una libertà all'interno di relazioni presume limitazioni. I regimi politici, quindi, possono essere definiti proprio in ragione delle loro limitazioni. E quindi suggerirei di leggere i regimi e la teoria dei governi in rapporto al tipo di limitazione, come, da chi, secondo quali procedure e per quali scopi la limitazione della libertà viene definita e posta. La questione della libertà e dei suoi limiti ci interroga dunque direttamente sul modo di obbedire e quindi sulle forme del governo e sulle forme dei regimi politici. A partire dall'età che si è aperta con le rivoluzioni costituzionali del XVIII secolo, è stato il pensiero liberale
ad avere chiarito in maniera inequivocabile il nesso tra diritto e obbligo. Capisco che ci sono altre tradizioni, quella repubblicana e civile, lo sappiamo, repubblicanismo civico o giuridico, certamente, però a partire dalla costruzione dei governi costituzionali del Settecento, l'idea della libertà e dei suoi limiti parte da un presupposto individualistico. Si legge nel saggio sulla libertà del 59 di John Stuart Mill che la libertà significa, lo cito, fare quel che ci piace, essendo soggette alle conseguenze che possono da ciò derivare, senza impedimento da parte degli altri, fino a quando non arrechiamo loro danno. Da questa definizione, lui, Mill, diversamente da altri liberali, ha ricavato il principio che ha proposto al legislatore democratico di adottare quando deve decidere di limitare la libertà, di fare quel che ci piace. Ecco cosa dice. Il principio è che l'umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, potremmo dire la società è giustificata, a interferire sulla libertà d'azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi. Il suo scopo, per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità contro la sua volontà e per evitare danno agli altri. Questo lo condividerebbe anche Kant. Cioè non per farci essere qualcosa di buono, di positivo, non per farci essere secondo un modello etico di qualunque tipo, ma per consentire alle nostre relazioni con gli altri di proseguire e quindi di essere protettori di quella libertà attraverso le leggi. Riandare ad un teorico liberale, secondo me, in questa fase è il modo migliore per giudicare criticamente atteggiamenti e idee che sono emersi nel corso di questi mesi di pandemia a sostegno spesso istintivo di una libertà assoluta e indifferente a quel che sta oltre il desiderio e il volere dell'individuo, secondo l'assunto che fare quel che ci piace sia un fare senza limiti, per cui chi pone limiti è ipso facto un autoritario. Cioè questa concezione anarco-liberista non ha nemmeno a che fare con la concezione liberale della libertà. I liberali assoluti sono uno simbolo, non esiste un liberalismo assoluto, non esiste nemmeno la libertà assoluta. E spieghiamo perché, attraverso proprio la pandemia. La pandemia ha cambiato nel volgere di pochi mesi, anzi, 2 anni fa nel volgere di pochi giorni, il tenore e i temi del discorso pubblico e dei discorsi privati, i programmi di governo, delle nostre attività di vita privata, le nostre abitudini domestiche, le nostre abitudini di vita pubblica. Soprattutto ha innescato una trasformazione nei rapporti dei cittadini tra loro e dei cittadini con lo Stato. Ci ha messo di fronte alla consapevolezza che la nostra libertà non esiste senza limiti. Svegliandoci quasi da un sonno dogmatico, quello che ci ha per qualche decennio abituati a pensare alla politica e alla pratica dei diritti come una battaglia facile, lineare, che si conclude sempre con molta più libertà per tutti. Si potrebbe dire che questa logica incrementale della libertà ci aveva come assuefatti, al punto da non farci vedere i limiti con i quali ogni diritto si accompagna, anzi al punto di farci vedere ogni limite come un attentato alla libertà, ogni richiamo alla responsabilità come una precettistica morale ingombrante e degna di uno Stato etico. La pandemia ha fatto questo quando ha in qualche caso sbilanciato, anche provvisoriamente, le relazioni tra obblighi e diritti, limitato la libertà dei singoli di prendere decisioni in ambiti che costituzionalmente erano e per decenni protetti da diritti condivisi fondamentali, penso soprattutto quelli al movimento, all'interazione fisica. Quindi il mondo fuori casa e anche quello dentro casa in molti casi è diventato all'improvviso pericoloso e tenuto a distanza. Noi tutti singolarmente siamo diventati un pericolo per gli altri, pur non incorrendo in alcuna tradizionale azione volontaria di danno. Ecco perché tutti innocenti, insomma. Il nostro ambiente vitale si è ristretto e con esso anche gli spazi di scelta.
Il mondo in forma di pandemia ci ha portato a ripensare alla libertà, un compito che sembrava quasi anacronistico prima di allora. Perché affrontarlo fuori dei testi scolastici, fuori delle aule accademiche? Sembrava veramente un tema ormai risolto. E invece torniamo pure anche noi, dobbiamo tornare alle scaturigini del vivere civile, a quel significato della libertà e alla questione delle forme di governo e di obbedienza, come fu per i teorici della libertà dei moderni a metà del XX secolo che ho menzionato all'inizio. Per far che cosa? Per comprendere appunto che si può affrontare il tema della libertà a partire dalla forma dell'obbligo o dalla forma della limitazione. L'opposto di governi fondati sulla libertà, ci dissero quegli studiosi metà del XX secolo, sono governi assoluti che pensano sia possibile, oltre che necessario, prevedere, risolvere tecnologicamente e senza sbavature non tanto la paura o il rischio, ma addirittura il rischio stesso di avere paura. Quindi l'espulsione violenta del dissenso operata dai governi fascisti aveva questa ambizione, quella che hanno anche oggi i governi autoritari, i quali, anche senza riprodurre il modello fascista, replicano il paradigma olistico quando assegnano allo Stato una potenza, una capacità di intervento che pretende di essere tanto efficace quanto onnicomprensiva e volta ad anticipare fin nei dettagli le reazioni individuali e le contingenze, con lo scopo di espellere il rischio di avere rischi. La questione della libertà ci porta dunque alla questione delle forme dell'obbligo e dell'obbedienza. Ubbidire alla legge secondo i limiti con i quali la legge è concepita come legittima nelle costituzioni nostre non è lo stesso che essere assoggettati ad un sistema dispotico che vuole il nostro bene. Limitare la libertà secondo norme e procedure condivise che non dipendono dall'arbitrio insindacale di chi governa e restano sempre sotto l'occhio vigile e severo dei cittadini, delle opposizioni e del controllo istituzionale non è lo stesso che dar vita a forme autoritarie di governo. La libertà goduta nel governo per mezzo della legge e sotto la legge non è licenza, perché non corrisponde né al fare quel che ci pare e piace in assoluto, né all'essere liberi fino a quando chi governa non voglia arbitrariamente intervenire secondo il proprio piacere, fuori da sistemi condivisi di controllo e fuori dai diritti. Cioè la libertà di fare quel che ci piace senza pensare al danno che possiamo recare agli altri è l'altra faccia della medaglia del fare ciò che un potere arbitrario ci concede di fare e che dispone di noi come gli piace. La dimensione dell'arbitrio e dell'assolutezza è comune ad entrambi. Quindi la libertà contemplata nelle carte dei diritti e adottata dai sistemi costituzionali non rientra nella categoria del potere nudo e crudo, non rientra nel potere dell'assoluto fiat, sia quando è potere dell'individuo, sia quando è potere dello Stato. È una libertà che finisce dove comincia quella degli altri, in un rapporto di reciprocità. Questa reciprocità è un tempo riflesso e limite della libertà. Reciprocità è riflesso della libertà, perché la libertà mia e tua si basa su una rappresentazione della collettività, come un'associazione di liberi nel diritto. Ed è anche limite, reciprocità limita la libertà, perché la libertà associata al diritto uguale non può essere limitata e assoluta mai, neppure quando è la mia libertà di fare. E dunque, nel nome del liberalismo, che secondo me si possono meglio criticare i critici delle limitazioni, sia quando si tratta di quelle radicali limitazioni, segregazione nelle nostre case, sia quando si tratta di quelle più blande, come portare la mascherina, eccetera, conosciamo il tema. Alcuni critici radicali di queste misure hanno in questi mesi parlato di un virus autoritario inoculato nelle nostre democrazie dai governi, accusati di essere imitatori del dirigismo dispotico di tipo orientale. Questa lettura sembra suggerire che il modello liberale sia solo quello nel quale rientrano, facciamo due esempi, i governi brasiliani e quello statunitense trumpiano. Secondo questa concezione della libertà, la maggioranza dei governi occidentali si sarebbero comportati come veri stati etici.
mettendoci di fronte al dilemma tra abdicazione della nostra libertà o salute. Ma la libertà così intesa non è proprio quella, nemmeno quella liberale, nemmeno quella più estremamente liberale, bensì mi sembra che sia quella rappresentata nell'immaginario di Robinson Crusoe, famoso modello, cioè di questo fortunoso, di questo viaggiatore che fortunosamente era nato in un'isola deserta. Questa libertà ignora la clausola per cui la mia libertà è senza impedimento da parte degli altri fino a quando non reco danno. Ed è totalmente indifferente al fatto che nella pandemia la mia incolumità e la tua siano legate senza possibilità di interruzione, proprio come appunto la mia libertà è legata al tuo obbligo e il mio dovere al tuo diritto. Quindi avere senza, anche senza ricorrere a visioni etiche, solidaristiche, di civismo, senza fare appello ad una supererogazione di virtù da parte dei cittadini, è la concezione liberale minima della libertà che ci dice che avrebbe poco senso questa libertà senza gli altri in una condizione di isolamento. Non si dà. Quindi senza un'individuale attenzione agli altri, la stessa attenzione che attendiamo dagli altri. E noi chiamiamo questa reciproca, questa reciprocità, senza bisogno di chiamarla con parole anche pesanti che devono essere giustificate, che ci dividerebbero nelle interpretazioni come il civismo, il solidarismo, chiamiamolo interesse ben inteso, se vogliamo. Certo è che non vi sarebbe alcuna sicurezza del mio diritto se questo, per essere rispettato, avesse bisogno di gendarmi armati e sorvegliare ciascuno di noi. È chiaro che nel nostro interesse che ci sia un rapporto di reciproca interesse nella condivisione di questo spazio limitato che è la società. La politica e la pratica dei diritti devono poter riposare su un senso individuale di autolimitazione, proprio per vivere la libertà. Per questo la dimensione della libertà è civile, ovvero vissute da persone che vivono in relazione agli altri e non sono come atomi. Ora, nel corso delle dispute che hanno accompagnato le decisioni di contenimento del rischio di contagio da parte dei governi democratici, il paradigma atomistico ha ispirato due desiderata, uguali e contrarie secondo me. Da un lato il rifiuto robinsoniano di rispondere al rischio per via di istituzionalizzazione nel nome del principio ciascuno faccia come vuole e gode dell'assoluta libertà di scelta di fronte al rischio, una forma che io chiamo di secessione dalla responsabilità e dalla reciprocità. Dall'altro lato, un'altra forma di atomismo, se si vuole, la resa totale al rischio mediante la totale immunizzazione per via coercitiva, così da rispondere alla paura del contagio fidandosi ad uno Stato totalizzante che per proteggere la società si disinteressa assolutamente di ciascuno di noi. Il bene supremo è la società e fa come vuole in relazione a questo. Quindi in qualche modo i modelli più, diciamo, per fare ancora esempi contemporanei, Brasile e Cina, hanno qualcosa in comune. Sono semplificazioni di questi due opposti paradigmi antisociali e atomistici, un totale individualismo nel primo caso, una totale istituzionalizzazione nell'altro. È vero tuttavia che benché simili nella fenomenologia, l'isolamento degli individui in entrambi i casi sia ovvero, nonostante siano simili, si tratta di due strade ben diverse, lo sappiamo, nell'implicazione e nella logica che le guida. La prima strada ha come l'obiettivo dell'affermazione assoluta della libertà del singolo senza compromessi. La seconda ha come obiettivo la protezione totale della collettività senza compromessi. In entrambi i casi, tuttavia, l'obiettivo è la logica del soggetto agente, sia esso il singolo, sia esso lo Stato. Alternativa a questi due assoluti opposti identici, cioè l'immunizzazione per sottrazione di società e immunizzazione per sottrazione di individualità, modello Robinson Crusoe e modello autoritario o dispotico,
Alternativa a questi due è la strategia costituzionale democratica, che si profila come una concessione della libertà politica e civile, che ha il governo come suo obiettivo da controllare e limitare, non da superare o da assolutizzare. Quindi il paradigma della libertà attraverso i diritti e sotto il governo della legge è diverso da entrambi questi paradigmi. Possiamo dire che si pone l'obiettivo di governare la distanza tra le persone e tra le persone e lo Stato. In un caso la distanza è annullata perché non c'è problema di distanza, in quanto c'è solo la persona singola. Nell'altro non c'è il problema di distanza perché si impone il potere dello Stato. Esso non presume soluzioni assolute, la nostra libertà non presume mai soluzioni assolute, perché parte dalla premessa che la libertà venga esercitata e goduta insieme agli altri, e quindi con un rischio di contaminazione che non può essere espunto mai, ed è anche una ricchezza. Per questo la libertà non viene equiparata alla secessione dalla società. E viene quindi qui a cadere l'utopia della libertà e della sicurezza assolute, che non si danno mai, e quindi non si dà nemmeno totale immunizzazione. Intuitivamente, questa strada, la strada della libertà democratica, diciamo, non è la più facile. Non è più facile di quella anarco-liberista e non è più facile di quella autoritaria, perché prevede una corresponsabilizzazione degli individui e delle istituzioni. Infatti, quando esercitata in società, la libertà deve poter contare sul rispetto delle norme da parte di tutti, se vuole essere efficace. Cioè, per essere al sicuro, chi fa come vuole deve presumere che gli altri non facciano come lui. Cioè non c'è reciprocità, non c'è uguaglianza di condizione in una concezione assoluta di libertà. All'opposto, se ci affidassimo alla totale espulsione del rischio, il rischio di eliminare completamente la paura del rischio, sospendendo la nostra responsabilità nello Stato, probabilmente ci salveremmo, però è indifferente chi si salva, perché il bene generale della società viene prima, e soprattutto, direbbe Bobbio, è una la salvezza di una vita biologica muta e silenziosa. In un saggio sulla libertà, e qui mi avvio davvero alla conclusione, che poi l'ha ripetuto in vari saggi, ne prendo uno tra gli altri, per esempio quello su destra e sinistra, Bobbio propone una rappresentazione della tensione non tra due concetti di libertà, ed è questo che interessa tanto, dovrebbe interessarci parecchio, ma due concetti di individualismo. E con questa citazione conclude, e poi sarebbe molto interessante discutere. Scrive Bobbio: c'è individualismo e individualismo. C'è l'individualismo della tradizione liberale libertaria e quello della tradizione democratica. Il primo recide il singolo dal corpo organico della società e lo fa vivere fuori dal grembo materno, immettendolo nel mondo sconosciuto e pieno di pericoli della lotta per la sopravvivenza, dove ognuno deve badare a se stesso in una lotta perpetua esemplificata dal hobbesiano bellum omnium contra omnes. Il secondo individualismo lo ricongiunge agli altri individui simili a lui, che considera suoi simili. Perché dalla loro unione la società venga ricomposta non più come il tutto organico da cui è uscito, ma come un'associazione di individui liberi. Il primo rivendica la libertà dell'individuo dalla società, secessione. Il secondo lo riconcilia con la libertà, facendo della società il risultato di un libero accordo tra individui intelligenti. Ecco, io modificherei un po' la conclusione di Bobbio, perché Bobbio è un po' troppo ottimista in questo, benché lui fosse un pessimista di endogeno, però in questo caso era il libero accordo, il risultato di un libero accordo tra individui intelligenti è molto complicato. In realtà è un desiderio di libero accordo, ma è un accordo conflittuale in tensione tra individui intelligenti che hanno spesso l'urgenza di prendere scelte e decisioni in condizioni di cattività. Grazie.
Io ringrazio molto Nadia Urbinati per questa bellissima lezione, estremamente chiara, estremamente lucida nell'affrontare il tema della libertà e dei suoi limiti da un punto di vista teorico, ma anche ancorando la riflessione su questi problemi a alcuni classici del pensiero politico e anche calando il discorso nella concretezza storica, con riferimenti al dibattito del dopoguerra, quando l'Europa si confrontava con i regimi totalitari, con i riferimenti a quella stagione dei diritti di cui ci ha parlato e con importanti riferimenti alla situazione del tutto eccezionale che viviamo da un paio d'anni. Sicuramente ci saranno domande, io chiederei a chi vuole intervenire di segnalarlo, non è il caso per questioni sanitarie di far girare il cosiddetto gelato, quindi chiederei poi di venire qui e io consentirò di parlare attraverso il microfono in modo che tutti sentano. Siccome ci sono anche parecchie persone che ci seguono in streaming, poi grazie al nostro tecnico Ugo Ecli vedremo di raccogliere eventuali domande tramite chat e in caso faremo una breve sintesi di alcuni punti sollevati anche da chi non è qui in presenza per presentare una serie di domande a Nadia Urbinati. Grazie ancora a Nadia e non so chi vuole intervenire. Prego, se viene qua o ha una voce molto forte, ma forse è meglio che venga qua perché altrimenti chi è a distanza non riesce magari a seguire. Ah no, gli ha dato il microfono, va bene. Ma posso parlare da qua se mi apre il microfono? Sì, sì, beh, lei è il primo, quindi può tranquillamente usare il microfono, c'era solo un problema di sanificazione dopo. Buongiorno. Io più che una domanda avrei un intervento, diciamo. Innanzitutto lei all'inizio della conferenza ha detto che c'è una differenza tra quanto accade oggi e a quanto è stato imputato ai nazisti durante il processo di Norimberga, perché ci troviamo ovviamente in una contingenza naturale, no? La pandemia... No, non ho usato la parola naturale. Non ho usato la parola naturale. Ah, vabbè, allora non ho capito se siamo... il problema che c'è il virus non dipende dalla volontà umana, diciamo. Ecco, però io credo che comunque le decisioni in merito a una condizione siano imputabili alla volontà umana, no? Qualunque decisione noi prendiamo la facciamo sulla base di una condizione preesistente, che in questo caso è ovviamente eccezionale. Quello che poi io volevo chiederle è dire che non ho capito bene dove si situerebbe il nostro governo con un approccio liberale rispetto ai due poli opposti che lei ha individuato, dell'individualismo estremo e dell'autoritarismo, soprattutto per quanto riguarda ad esempio la vaccinazione, no? Non ho capito bene lei dove pone questo discrimine, anche perché io credo che la verità è che il dibattito che oggi si sta instaurando su questi temi non è tanto per andare verso un individualismo assoluto, ma è una richiesta, una domanda su se alcune delle misure che stanno venendo prese non superino quei paletti che la Costituzione o anche qualunque qualsivoglia principio liberale pone all'autorità del sovrano, dei governi, eccetera, eccetera. Perché, chiaro, è ovviamente sono sempre degli uomini, sempre dei sovrani, dei governi che decidono cosa è il danno, chi fa danno a chi, e quindi è sempre la decisione sovrana che conta. Ovvio, la Costituzione mette dei paletti, ad esempio non si discriminano le persone, ad esempio il lavoro è un diritto, e quindi su questo si basa la disputa attuale. E ripeto, mi piacerebbe comprendere
appunto qual è invece la differenza da quello che vediamo oggi in concreto rispetto a ovviamente solo per alcuni aspetti, non voglio dire che siamo in Cina, rispetto appunto a un autoritarismo del tipo cinese. Grazie. Credo che sia meglio se rispondiamo a ogni singola domanda. Ah sì? Okay. Sì, direi di sì. Okay. Sì, sì. No, anche perché questa è una domanda abbastanza corposa. E dunque, la prima specificazione, quando ho fatto riferimento a Norimberga, è vero, mi sente? Ok. Quello fu un processo molto importante che riconosceva l'esistenza di una colpa, e quindi di una responsabilità di governi, di regimi da portare in tribunale. La Seconda Guerra Mondiale fu una guerra vinta non solo sui campi di battaglia, ma anche col diritto. Ecco perché fu una forse il modo in cui finì, fu il più coerente al modo kantiano, diciamo così, perché fu una vittoria del diritto, vollero che fosse così, anche ovviamente se erano i vincitori a fare il processo e i vinti, ma in questo caso con l'appello alla responsabilità rispetto al danno voluto e perpetrato, deciso, voluto e perpetrato su persone, su milioni di persone. Quindi in questo senso io ho detto l'aspetto totalizzante oggi della pandemia non è di quel tipo, non è imputabile ad un governo che vuole che noi ci ammaliamo per ucciderci, non è questa la dimensione. Ecco perché è complicato parlare di sistema tirannico o sistema dispotico, a meno che non si assuma che ci sia una volontà nascosta nelle cose e della quale però noi non siamo a conoscenza, che opera a nostra insaputa. Però questa è una concezione complicata da dimostrare, quindi io non l'ho, diciamo, valutata. La questione della dove si pone il nostro governo rispetto a questi estremi, no? Il nostro governo vuol dire i governi occidentali, li chiamo così, non vado a discutere sulle specifiche scelte, anche se il governo italiano ha fatto delle scelte praticamente di indirizzo rispetto a quello che altri poi dopo di lui, di esso hanno fatto. Beh, andiamo alla Costituzione. La Costituzione, come tutte le Costituzioni, non assumono mai una libertà della persona fuori da ogni relazione di potenziale effetto sugli altri, mai, perché regolano rapporti tra le persone. Quindi la vaccinazione, ci fu un dibattito bellissimo sulle vaccinazioni ancora nell'Ottocento, tra l'altro molto interessante e molto simile, la vaccinazione è uno di quei casi nei quali l'interesse mio e suo possono entrare in forte collisione senza che lei o io lo vogliamo, non perché io voglio far del male a lei, ma perché sono portatrice di una potenzialità di danno, oppure lo è lei, per cui per evitare questo si interviene. L'intervento è riconosciuto dalla Costituzione. La Costituzione non ammette mai una libertà o un diritto assoluto. Sempre ogni normativa ha per la libertà di parola, per la libertà di stampa, per la libertà di movimento, per il diritto alla salute, o comunque se c'è un intervento o un'esigenza di protezione, dice Mill, dell'umanità, ovvero della società, certo che si può, certo che si può. Non c'è scritto che ogni libertà sia un assoluto, che nessuno può essere oggetto di limitazione. Altrimenti non saremmo in società. Quindi il nostro problema è come riuscire a proteggere le nostre relazioni, le nostre interazioni, riuscendo a contenere al massimo il danno. E in qualche caso gli stati
democratici in questo caso, intervengono. Qual è la differenza di questo intervento dall'intervento di uno Stato autoritario? Beh, è molto, secondo me. Non andiamo a discutere se si siano comportati bene gli Stati empiricamente considerati, parliamo di teoria in generale. Molto diverso, perché la discussione che noi stiamo facendo in un luogo pubblico è la discussione pubblica che si sta facendo da 2 anni e con apertura addirittura con manifestazioni e dimostrazioni, è il segno della differenza. Ed è un segno enorme. Quindi significa che la libertà di espressione e addirittura di essere opposizione rispetto alle politiche del governo oppure alle concezioni come le mie, questo è un segno enorme di grande differenza. E su questo non possiamo sorvolare, perché è quel che distingue noi da un sistema autoritario. Quindi non è sufficiente guardare una norma, anche un governo autoritario può imporre vaccinazione, ma è il come, cioè attraverso quali forme, la procedura e sostanza in questo caso, veramente, attraverso quali forme e se ci sono controlli e se si può rivedere la posizione e in relazione a che cosa e che importanza hanno le opinioni delle persone e i sistemi di controllo istituzionale. Un sistema molto diverso, è davvero molto diverso, non è comparabile secondo me. Ecco perché quando si decide, non credo. Poi possiamo discutere sulla decisione di questo governo o dell'altro, se sono stati più o meno severi o meno, eccetera. Ma sulla violazione costituzionale per l'imposizione del vaccino, che poi non è. Sono casi, questi sono veramente casi nei quali una società deve proteggersi, cioè ciascuno di noi deve farlo. E quindi si trovano degli strumenti. Pensiamo al colera che abbiamo avuto a Napoli negli anni 70, e c'era l'intervento, chiedevano addirittura il vaccino obbligatorio, cioè ci sono momenti nei quali la nostra sopravvivenza come individui e come società, certo che lo richiedono, è difficile. Poi viene sempre richiesto, noi siamo ipervaccinati, da quando siamo piccoli, bimbi, con tante forme di vaccinazione, ma su questo caso, sul caso Covid, secondo me la risposta è proprio questa, insomma, e il discrimine sta qui, nella possibilità che abbiamo di pubblicamente esprimere il nostro dissenso, dopodiché spetta a noi. Ci sono altre domande? Grazie, ci sono. Se ci sono domande è meglio farle qui, venendo peraltro qui, proprio usando questo microfono, ma è meglio qua. Luca, queste. No, è meglio questo, perché così non passa di mano. Venga qua. Pregherei di fare domande, ecco, ovviamente con qualche osservazione, ma domande. Buongiorno. Sì, io mi vorrei riconnettere a un altro filone della sua ricerca, che è quello del populismo. Mi chiedevo appunto, è vero che c'è una ricca fenomenologia di populismi nel tempo e nello spazio, però riferendoci anche solo al contesto occidentale, secondo lei, al di là dei richiami apparentemente comunitari che hanno tanti di questi populismi, pensiamo al patriottismo, a valori religiosi, eccetera, a quale concetto di individualismo fanno soprattutto riferimento questi movimenti populistici? Perché a me sembra di più al primo che lei ha detto, a quello secessionista verso la società. Grazie. Grazie. Specifichiamo questo. Il populismo è un animale difficilissimo da maneggiare o da definire, perché è molto legato al contesto. Sono forme retoriche, organizzative e in alcuni casi anche di governo, maggioranze, che sono legate all'uso dei tropi o delle concezioni, delle visioni dentro, operanti nella società, esistenti nella società. Quindi un populismo che si sviluppa in Argentina o si sviluppa negli Stati Uniti o si sviluppa in Italia riceverà e avrà i toni, i caratteri e userà
riferimenti culturali a cui noi siamo abituati, perché dobbiamo essere, diciamo così, conquistati, e per essere conquistati dobbiamo avere familiarità con i temi che ci vengono presentati. Questo quindi è chiaro, contesto. Il populismo, la pandemia ha messo in azione qualcosa di interessante. In quasi tutti i governi, in quasi tutti i paesi dove c'erano governi populisti, abbiamo assistito ad un fenomeno del tipo non iperintervento. Si dice sempre il populismo sta insieme alla destra, l'intervento dello Stato statalista, repressivo. All'opposto è stata una forma di estremo darwinismo e quasi individualismo sfrenato. Si è collegato in qualche caso alle forme liberali, penso a Trump. Il rifiuto di intervenire come Stato federale per dare indicazioni di contenimento della pandemia, oppure penso appunto al Brasile, allo stesso Boris Johnson, prima versione, prima che si ammalò, qualche volta la malattia fa insavire. Ma perché fecero questo? Evidentemente per una ragione interessante che alcuni studiosi cominciano a analizzare. La pandemia ha messo in circolazione un fenomeno nuovo, cioè la superesposizione della scienza e della competenza. Il populismo è notoriamente antiintellettualista, critico delle competenze, e quindi si è trovato di fronte a questo muro di cosiddetta competenza scientifica. Non andiamo a indagare se è stata davvero così, no? Convincente, effettiva, ma prendiamo il fatto. E quindi rispetto a quello si è opposta, assumendo che questi competenti erano in effetti in una condizione di potere superiore rispetto alle esigenze popolari, che quindi potevano essere oggetto di diffidenza, non crediamo a loro. Questo è un fatto estremamente interessante. L'altro fatto interessante, che anche questo è un oggetto di studio e ci sono anche già alcuni volumi stanno uscendo su questo, sull'idea del complottismo, insomma, delle ragioni nascoste per cui non ci si deve mai fidare di quel che si vede. Quando Trump incominciò la sua campagna elettorale non contro Hillary Clinton, ancora prima all'interno del Partito Repubblicano per conquistare la sua nomination, mise in atto, in azione, qualcosa di nuovo rispetto al cospirazionismo maccartista anticomunista degli anni 50, qualcosa di nuovo. Cioè, il vecchio maccartismo usava inscenare processi, ci ricordiamo i processi maccartisti, le prove, come quelli della Controriforma, volevano prove per dimostrare che loro erano nel vero e che il male che operava era visibile ed esistente. Questo nuovo fenomeno invece opera l'opposto, opera non alla ricerca di prove, magari sono tutte inventate, ma sono comunque prove, ma invece alla demolizione di ogni prova e quindi a gettare dubbio. Il cospirazionismo, studiato molto bene da due autori, un libro non so se in Italia sia stato tradotto, ma Nancy Rosenblum e Russell Muriel, un libro su il si dice. Il si dice è un dissolutore di legittimità perché mette dubbio su tutto, non si crede a nulla. E quindi questo è stato un grande elemento che ha operato contro i cosiddetti scienziati durante il periodo della pandemia. Non crediamo quel che ci viene detto. E questo è erosivo non tanto e soltanto delle conoscenze ovviamente, ma della legittimità delle istituzioni e di ogni forma di decisione. Queste sono le due grandi novità introdotte, non introdotte, ma scatenate dalla pandemia in una situazione di questo tipo. Quindi l'antiintellettualismo è diventato antiscientismo e cospirazionismo è diventato gettare discredito, non credere, non si crede più a quel che ci viene detto. Quindi questi sono stati due fenomeni interessanti,
che al di là del, ma anche da noi si sono visti questi cenni, benché non avessimo avuto governi diciamo così populisti, però anche da noi si sono verificati questi fenomeni di non credere, forme alternative di controinformazione che sono esclusivamente molto in molti casi un modo per gettare dubbi e fare buttar nebbia, ecco, per non fare mai credere a nulla. Grazie. Ci sono altre domande? Prego. Grazie professoressa. Vorrei fare prima una considerazione e poi una domanda, proprio perché siamo andati sul populismo e il suo libro Io il popolo ci ha tenuto compagnia durante il primo lockdown. Durante la sua presentazione di questo libro con l'editore Il Mulino feci uno scambio di idee con lei, che non pretendo si ricordi ovviamente, sul ruolo dell'odio nella concezione ontologica del populismo, cioè come il populismo ricerchi sempre, dovendo trovare un nemico, questa l'esigenza di trovare un odio, uno scontro. Ecco. E forse questo si collega a quello che diceva lei ora, cioè la pandemia ci ha fatto vedere quasi un mutamento di pelle dei populismi verso concezioni liberali, ma semplicemente perché avevano bisogno di trovare il nemico del momento. Chiusa questa parentesi, volevo invece soffermarmi sulla sua relazione e facendo questa considerazione che poi diventa una domanda. Forse la pandemia, lei ha detto un aspetto fondamentale della pandemia è che nessuno è responsabile, d'altronde nessuno di noi può essere biasimato. Forse proprio questo ci ha messo al sicuro da regimi dittatoriali e anche il dover prendere decisioni che incidessero sulla vita anche di chi le prendeva, a differenza di quanto qualcuno ci vuole far credere che abbiamo creato una dittatura sanitaria, forse questo si è messo al riparo da una dittatura, perché la dittatura tende a nascere laddove c'è bene o male una certa potere di manovrare alcuni fili del vivere in società. Nella pandemia ci siamo dovuti trovare ad affrontare problemi che ci colpivano senza che nessuno potesse essere il regista di questi fili. Quindi la prima domanda o spunto di riflessione è proprio questo: la pandemia nella sua caratteristica di non manovrabilità, diciamo così, della sua genesi, ci ha messo forse al sicuro da regimi dittatoriali, e il fatto che i nostri governi siano stati chiamati a prendere decisioni di questo rilievo forse è stato uno scudo anche a un evolversi dittatoriale, anche in quegli stati del mondo dove si è più propensi a queste derive. Concludo facendo anche questa domanda. Fermo restando quanto lei ha detto nella sua relazione, se noi dovessimo prendere la filosofia politica come appunto uno spunto per vedere le nostre istituzioni, crede che forse può nascere qualche riflessione sulle nostre istituzioni democratiche e quindi da questa pandemia possiamo imparare qualcosa che deve essere modificato comunque, nonostante abbiano dimostrato di funzionare nei nostri sistemi, per arginare ancora di più potenziali derive dittatoriali o tiranniche? Grazie. Grazie. Quindi, la questione della dittatura sanitaria è difficile da spiegare, da comprendere, perché il dittatore sta fuori, cioè il dittatore in una situazione di dittatura appunto è colui che sta fuori o sopra alla condizione dei subalterni, non condivide nulla con loro. E nella condizione di crisi determinata dalla possibilità di contagiare, del contagio, sono inclusi tutti, anche coloro che dovrebbero essere dittatori. Cioè nessuno è escluso dalla possibilità di ammalarsi o di essere contagiato. L'abbiamo visto con Bolsonaro, l'abbiamo visto con Johnson. Quindi è una condizione che non consente a chi ha tanto potere di sentirsi particolarmente sicuro
È una condizione generale, ecco perché ha una forma di totalità evidente, ma è una totalità che non è creata da qualcuno, una totalità che si abbatte su tutti indistintamente. C'è un elemento di similitudine di condizione, di uguaglianza di condizione in questo, benché poi le risposte sono diverse e quindi anche chi può o chi ha la possibilità di meglio superare il problema è diverso da altri, quindi le condizioni di organizzazione del sistema sanitario e quindi la dimensione appunto più o meno attenta alla salute, eccetera. Quindi è diverso, non è, anche se c'è questo elemento totalizzante, è così impersonale, nel personale nel senso che nessuno è personalmente, individualmente o anche come gruppo reso responsabile. Noi non possiamo dirlo, non possiamo dire questo. Cioè io non so se sia uno scudo ai sistemi dispotici, ma certamente anche coloro che sono i despoti temono di poter essere oggetto di malattie pure loro, e quindi nessuno è fuori. Che cosa si impara? Non lo so che cosa si impara, forse l'unica riflessione che mi viene da proporre è che sì, finora le istituzioni hanno funzionato, sono state stabili, diciamo così, ma quali istituzioni? A mio parere le istituzioni connesse alla risoluzione del problema, quindi il problema sanitario, sono quelle che dovrebbero essere oggetto davvero di attenzione. E quindi nei paesi dove il sistema sanitario è un sistema pubblico, è ben finanziato, non semplicemente pubblico, è ben organizzato, è ben monitorato, e beh, la condizione dei cittadini migliora e la condizione di coloro che soffrono per questo è meno drammatica. Paesi neoliberali nel rapporto con i temi sanitari, cioè con i servizi sociali, ma gli Stati Uniti sono un esempio, sono drammatici, la condizione di vita di alcune persone è di rischio radicale è drammatico, c'è gente che per sopravvivere si indebita vita e nelle generazioni future, perché è veramente molto costoso il trattamento sanitario in condizioni estreme, costosissimo, e quindi o si vive e ci si indebita o si muore. Mettere le persone in questa condizione, questa secondo me è una forma veramente, non dico di dittatura, ma è una forma di che è tremenda, perché senza che noi abbiamo appunto responsabilità, la nostra vita, il nostro futuro è determinato da ragioni che sono esterne a quello che noi possiamo fare, quindi o perché non abbiamo di soldi o perché viviamo nel luogo sbagliato o nel paese sbagliato. Questo è un fatto tremendo e quindi c'è questo elemento. L'altro elemento che è interessante, ma questo dovrebbe interessare più i filosofi politici che si occupano anche di sistemi post-nazionali o cosmopoliti, eccetera, è la dimensione mondiale, globale, delle interazioni tra i paesi, che è un fatto importantissimo, che sarà sempre più importante ovviamente per l'ecologia, ma già è evidente questo, cioè il bisogno di la necessità che ci coordiniamo e che quindi non possiamo più essere isole all'interno delle quali tutto viene risolto senza interazione con gli altri. Quindi sono due queste che proporrei come riflessioni su che cosa ci ha indotto a pensare o a riflettere questa pandemia. Grazie. C'è forse tempo ancora per una domanda? Senza. Prego. Allora, innanzitutto ringrazio lei per la presenza e il Dipartimento per l'invito. È sempre bello avere degli studiosi e delle studiose internazionali che vengono a parlare qua. Volevo farle una domanda che brevemente si potrebbe sintetizzare così. Nella sua analisi la libertà è un problema morale oppure un problema politico? In particolare, mi ricollego ad una questione che aveva trattato
nel suo intervento riguardo a come a seguito della pandemia si hanno avuti diciamo un atteggiamento particolare nei confronti della libertà, che è l'atomismo della libertà, che si declina diciamo nel modello dell'individuo sopra la società, il modello diciamo brasiliano, e il modello della società sopra l'individuo, il modello cinese. Mi chiedo però quanto in queste situazioni siano le idee ad orientare le azioni degli individui, oppure le azioni degli individui, quindi la concretezza ad orientare le idee. Cioè, nel senso, io credo che sicuramente Bolsonaro sia, diciamo, mi permetto di dire un pazzo, però credo che abbia preso la sua scelta politica anche, diciamo, a partire da una serie di questioni concrete, per esempio la difficoltà nello staccare un'economia fragile dal tessuto internazionale, la stessa cosa per esempio Xi Jinping in Cina, dalla necessità di comunque cementare il consenso attorno ad una struttura potente, e per esempio anche nella terza categorizzazione, quella del costituzionalismo democratico, comunque abbiamo visto anche in Occidente, soprattutto in Italia, molte questioni difficili. Mi viene in mente per esempio il lavoro che sta facendo la studiosa Vital Bazzolini, che scrive anche sul Domani e che è tutt'altro che una sovversiva, che comunque pone in luce molte criticità dal punto di vista della libertà e nell'azione giuridica del governo. E mi chiedo dunque quanto, per concludere, la libertà sia una questione morale, diciamo, intellettualistica, o quanto sia più che altro forse più politica e più legata a questioni concrete e diciamo anche alla materialità dell'esistenza e delle necessità che abbiamo da affrontare. Grazie. Beh, insomma, la libertà è, diciamo, Montesquieu nel Spirito delle leggi, ci sono diverse concezioni, la libertà dal punto di vista psicologico, dal punto di vista morale, dal punto di vista politico e legale, eccetera. Quindi sono connesse queste. La libertà morale è la libertà come condizione di responsabilità per essere resi imputabili di quel che si fa. E se non sono libera di scegliere, non posso essere imputabile. Quindi la possibilità di essere reso responsabile dipende dal fatto che sono libero. Quindi questo aspetto morale ha una caduta immediata nella dimensione giuridica e politica. E non, i due aspetti sono quindi collegati. La dimensione politica, a meno che per politica non si intenda il politichese quotidiano, la dimensione politica è il luogo nel quale la libertà, come condizione di espressione delle nostre specifiche visioni e delle nostre persone, entrano nel rapporto con gli altri. Hannah Arendt parlava appunto della dimensione del discorso pubblico come luogo nel quale queste individue unicità entrano in rapporto agli altri in una maniera umana, cioè col discorso e con il pensiero e la riflessione, costruendo insieme la comunità o la dimensione politica comune. Questa è politica ed è morale insieme. Presume quindi un legame che non è facilmente separabile, è vero. E questo non significa che non ci siano ovviamente condizioni, scelte sbagliate. Io non, quando ho parlato, diciamo, siluettato questi modelli, l'ho fatto per rendere chiaro, per chiarire immediatamente quel che intendevo dire. Ma è ovvio che i paesi non sono delle silhouette, non sono nemmeno dei modelli astratti. Hanno fatto scelte, prendono decisioni che molte volte sono non solo sbagliate, ma anche molto critiche dal punto di vista delle quelle famose libertà che la Costituzione definisce e vuole proteggere. Quindi non entro nella discussione, diciamo, pratica di quel che è stato fatto, quello che o è stato fatto male o bene. Mi interessavano i principi e mi interessava mettere in evidenza come questa dimensione della libertà. Noi abbiamo ascoltato in questi due anni qualche volta dei discorsi un poco strani sulla libertà, come se questa veramente significasse
tutto il mondo finisce dove finisco io. È assurdo, questa è una concezione amorale della libertà, ovvero l'essere individuo fuori da una dimensione di rapporto con gli altri, come uno stato di natura, non è né morale né immorale, è. Non è nemmeno qualificabile, e quindi è questo che mi interessava mettere in evidenza, che ogni volta che parliamo di libertà, per necessità dobbiamo introdurre gli altri, e quando lo facciamo, non è più possibile parlare di una libertà del fare quel che si vuole, no, è assurdo, cioè non, è questo che mi interessava mettere in evidenza. Le ragioni per cui i liberisti o i populisti neoliberali hanno fatto quelle decisioni non lo so, non so perché Bolsonaro abbia preso quella strada, forse perché doveva opporsi alle forme di interventismo statale che erano e invece il progetto degli oppositori, probabilmente ci sono ragioni politiche, però è anche vero che sono anche le più facili. La deresponsabilizzazione dei governi rispetto alla vita dei loro cittadini è un fatto davvero, secondo me, problematico e in qualche modo anche passibile di giudizio. La deresponsabilizzazione totale rispetto a quello che avviene nella società è quanto di più questionabile si possa pensare, ecco, tutto qui non entro. Grazie. Marco, volevi fare una domanda? Prego. Chiedere un approfondimento. In un paio di passi tu hai coniugato, messo insieme libertà e diffidenza nei confronti del potere. Nella citazione finale di Bobbio ha insistito di nuovo sul fatto che Bobbio andrebbe corretto coniugando libertà e conflitto, in sostanza. Ecco, vorrei che tu ritornassi su questo problema, libertà e conflitto, perché la libertà è sempre una libertà conflittuale. Esatto. Se puoi dire qualche parola. Sì, questo è molto importante, anche perché ci siamo costruiti nel tempo, anche per la solidità delle nostre democrazie, che nonostante tutto sono veramente solide, ci siamo costruiti quasi una seconda natura che ci fa pensare che il mondo sia facilmente risolvibile, cioè i problemi siano facilmente risolvibili grazie alla legge, grazie alle istituzioni, e che ogni nostra libertà vada incontro ad un accordo probabile con quell'altrui, magari con un po' di tensione, ma sempre risolvibile. A mio parere questo è un po' un problema, in qualche modo, delle concezioni liberal-democratiche che abbiamo ereditato dal periodo degli anni 40 e 50. Perché la libertà è anche la capacità che noi abbiamo di organizzarci, di unirci agli altri, la libertà di associazione, di parola, per contestare, per esporre, per opinare. E appunto noi ne abbiamo visti tantissimi di questi casi, anche rispetto a visioni o a concezioni che noi non condividiamo. Quindi una libertà che non è mai puramente risolvibile in termini giuridici e che ha a che fare invece con con l'associazione di persone per ragioni le più diverse, dalla contestazione della diseguaglianza economica e sociale, dalla contestazione di una condizione di mancanza di riconoscimento da parte degli altri. Quindi le società fondate sui diritti sono fondamentalmente importanti perché consentono l'espressione di queste forme conflittuali, che non sono mai facilmente risolvibili, anche quando il diritto le risolve in qualche modo. E ogni risoluzione apre alla possibilità di un'altra contestazione. Quindi si parla di politica prima, la libertà politica è proprio questo. La libertà politica è questo esercizio di manifestazione di dissenso quando è necessario e quindi anche di apertura per la possibile nuova risoluzione o possibili nuove decisioni. Quindi il conflitto non è un accidente di percorso che noi dobbiamo risolvere subito perché altrimenti ci dà tensione. È una leva di libertà, è una condizione di libertà.
perché ci consente di raffinare le nostre conoscenze, perché ci consente di legarci passionalmente ad alcuni cittadini e non ad altri, ci rende attivi come cittadini, quindi veicola la nostra stessa capacità di riflessione politica e di deliberazione politica come cittadini. In questo senso è una parte importante, ed è importante anche, così facciamo un po' di storia del pensiero, che qualche volta noi, quando parliamo di liberalismo, lo identifichiamo tutto con i problemi delle libere scelte individuali, punto. Ma non è così. Cioè, se noi pensiamo agli autori dell'Ottocento, io penso Mill, ma non è il solo, avevano un rapporto diretto con la cultura, per esempio, repubblicana della concezione della libertà. L'antitirannia, la lotta contro l'imposizione, diciamo, anche violenta qualche volta dei poteri economici e sociali, allora ce n'erano delle ragioni forti per essere così conflittuali. E per loro, per personaggi appunto, per teorici o personaggi politici, perché erano anche uomini politici, come in questo caso lui, ma anche donne politiche, sua moglie, in questo caso la Taylor, avevano una concezione della libertà come la libertà da vivere insieme agli altri e anche in conflitto con gli altri. Quindi il conflitto non fa parte soltanto della dimensione di una concezione politica magari solo repubblicana, e secondo me sono molto collegate queste due cose. Ovviamente da quando abbiamo avuto esperienze dei totalitarismi eccetera, le visioni liberali sono cambiate molto, si sono molto contenute all'interno della dimensione giuridica, hanno cercato di espungere la politica dall'alveo degli interessi per la libertà, ma non sono convincenti. C'è un liberalismo molto più ricco di questo, e secondo me è questa la grande risposta. Dice Mill nel saggio sulla libertà: è preferibile rischiare perfino il conflitto violento alla soppressione di ogni forma di dissenso. Quindi è questo che rende la vitalità individuale, la vitalità, la non uniformità e la non assuefazione, il non addomesticamento, sono la condizione stessa che le nostre società sono organizzate per prevederlo, sono organizzate per prevedere questo, non sono organizzate o fatte per renderci tutti tranquilli e buoni, insomma, sono organizzate pensando che noi dissentiremo e possiamo farlo liberamente. Quindi il conflitto è parte della libertà politica, secondo me. Grazie. Grazie. Io a questo punto non sono arrivate domande da coloro che ci seguono a distanza, quindi penso si possano concludere i lavori di questo incontro. E ringrazio molto Nadia Urbinati per la sua bellissima lezione, ringrazio tutti voi che siete venuti qui, ringrazio anche quanti hanno fatto domande, mi fa molto piacere che si sia trattato di studenti, a conferma dell'interesse che la tematica scelta da Nadia Urbinati ovviamente ha suscitato. L'intervento di Nadia Urbinati credo che abbia saputo affrontare dei problemi teorici con grande lucidità, riferendosi, come è stato anche con le domande, alla situazione attuale. Evidentemente, se posso concedermi una considerazione, si potrà e si dovrà discutere a lungo su quanto è emerso in questa situazione eccezionale, anche su come, diciamo, diritti tutti costituzionalmente sanciti, quello alla salute, quello alla mobilità, quello al lavoro, sono in qualche modo entrati in tensione. Quello che l'intervento di Nadia Urbinati mi sembra abbia chiarito in modo assolutamente esemplare è che un conto è riflettere sui limiti della libertà in una situazione eccezionale, altra cosa è parlare a sproposito, come a volte si è fatto, di regimi, autoritarismo, dittatura. E dirigendo un dipartimento che dal 2017 è intitolato a Piero Martinetti, lasciatemi in conclusione esprimere un qualche sconcerto. Avevo pensato anche di scrivere una lettera di fronte a quei colleghi, non di Unimi, ma che hanno comparato la situazione dei docenti che rifiutano il vaccino al Green Pass a quella dei 12 coraggiosi
fra cui Martinetti, che rifiutarono il giuramento al regime nazista, fascista, scusate. Grazie ancora a Nedo Urbinati, grazie a tutti voi. Costituzionale.